Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, signori, oggi facciamo una cosa un pochino diversa rispetto al solito. Non faccio Z Pentakill, ok? Perché ovviamente ho intenzione di rispondere un po' a quelle domande che mi fate spesso, tipo, ma cugino, quali sono i migliori campioni per lane? Mi chiedete sempre questa cosa, giustamente. Da esperto dell'Ulu, quali sono? Mi chiedete spesso, tipo, ma quali sono i migliori campioni per giocare top lane? I migliori per giocare giungla? I migliori per giocare questo e quell'altro? Beh, ragazzi, ovviamente c'è una cosa da dire, cioè che io posso anche dirvi quale secondo me è il miglior campione, ok? In una lane, tipo la top lane. E posso dirvi anche che magari Mordekaiser è fortissimo in top lane, in low elo, perché effettivamente lo è. Però se voi Mordekaiser non piace giocarlo, non riuscirete a ottenere risultati soddisfacenti, quindi c'è anche questa piccola variabile, che è il gusto personale. Adesso proviamo a giocare qualche cosa di tranquillo che consiglio molto molto spesso e partiamo dalla giungla. Io vi consiglio sempre Graves giungla, ok? E adesso appunto vado a giocare Graves giungla e vi faccio vedere un po' ovviamente come lo builderei io, quindi con l'Explodey build che molti di voi già conoscono. E poi andiamo a provare anche altri campioni in altre lane, tipo magari un campione support e cose di questo genere. In modo da Perché io vi dico sempre tipo, ah, Graves è fortissimo, però non lo gioco mai. E mai in giungla, di solito lo gioco mid. Quindi stasera andiamo a fare questo lavoro qua. E spero che possa aiutare molti di voi che mi chiedono appunto sempre queste cose. Detto ciò, buonasera, ciao Conti, ciao a tutti, come state? Siete stati bene? Allora, io oggi ho fatto delle cose carine, quindi ho fatto. Oddio, quanti Akali ci sono qui? Vai, tre Akali. Vogliamo piccare tutti Akali. Una bella Lissandra dopo. Allora, per la mid eviterei di giocarla stasera. Perché ovviamente la gioco sempre. Quindi probabile che la mid stasera non la vedrete giocare. Giocherò magari due partite giungla, una partita support e forse una partita top lane. Gino, stavo pensando di comprare tutti i campioni del gioco. Secondo te è una buona idea? Assolutamente sì. Assolutamente sì che è una buona idea comprare tutti i champion del gioco. Pensaci un attimo. In realtà no. È una buona idea se tu vuoi giocarli tutti e tutte queste cose qui. Però se tu vuoi giocare a giochi le Aram o le URF random e magari ti capitano quei campioni che non sai giocare. Quindi magari se giochi per quello, se giochi per fare le Aram, magari non comprare i champion che sono deboli in quelle modalità. Però non è magari un fattore valido per scegliere questa cosa. Se tu ovviamente vuoi comprarli tutti, prima o poi ci si augura che tutti quanti otterremo tutti i campioni. Magari non tutte le skin. Però, i campioni sì. Build per Caterina, ciao Gary. Allora, la build per Caterina ti consiglio quella che ho fatto anche su YouTube nella Z Pentakill. Ed è praticamente la build con il Divine, ok? E poi gli altri oggetti non me li ricordo. Però io non, ve lo ripeto, ragazzi, non gioco Caterina e non mi piace. Oggi per la prima volta ho provato Xayah mid e che dire, è straforte. Al primo game ho fatto quadra e quasi penta. Mamma mia, sei forte. Ecco, hai visto? E poi penta, e poi non quasi. Porca puttana. Hai visto, Matteo? Xayah mid, Explodey build, ragazzi, io sempre la consiglio. È davvero forte. Graves la vendetta? No, Solgaleo, non sto facendo Z Pentakill. Infatti, come vedete, non c'è Yuumi, ma gioco normale. Ok. E vi spiego appunto, vi faccio vedere quali sono secondo me i campioni migliori con cui uscire dal bronzo, da giocare in low elo per ogni ruolo. Magari ovviamente stasera non riuscirò a farli tutti, è normale questa cosa. Non riuscirò a fare tutti quanti i campioni stasera, perché giustamente. Ma dove cazzo sono le grafiche? Eccole. Giustamente non riuscirò a farli tutti perché sono tanti i campioni che comunque consiglio per ogni ruolo. Magari stasera vedremo quattro campioni, un paio di jungler, un support, forse anche due support, non lo so. La top lane sapete che non mi piace troppo giocarla, però probabilmente la giocherò. Quindi Yuumi me la devi giocare, Mind of Luna, io ti devo gio ti giocherò Yuumi dopo che tu mi avrai spedito il prosciutto. Oggi i miei prometti mi hanno scammato due penta. Ficus, anche tu fai la Z Pentakill. Sarebbe figo, ma qualcuno di voi dovrebbe farla, secondo me. Così divertite anche voi. Giocavo un po' pagando perché la mia wifi fa davvero cagare. Pensa a te. Sera Cugi, sera chat. Ciao, Esderegot, che bello vederti qui. Rapa, venerdì l'evento speciale è il mio compleanno, vero? No, venerdì l'evento speciale è la Z Pentakill. Oggi facciamo quello che dovremmo fare venerdì. Comunque, dicevo, Yuumi e Luna.
Pare fatto? Davvero? Allora non dico più niente, non dico più quello che stavo per dire, Luna. Va bene, stavo per dirti una cosa. Fa niente, fa niente. Meglio così, abbiamo già ottenuto ciò che volevamo. Ciao Lapper, buonasera! Top vai di Riven che sciogli tutti. Assolutamente, Riven, veramente forte. Ciao Fabio, buonasera. Fabio, quando è che ci sei a Bologna? Io domani sarò a Bologna a fare un giro, ragazzi. Che festa! E sarò lì di nuovo a fare un giro, quindi possiamo beccarci. Oh no, perché mi ha fatto la Q a me? Addirittura l'ignite qua. Sono un po' esagerato, eh. Adesso vado back. Troppo poca vita, giustamente. Tu. Niente di grave, ragazzi, niente di grave. Semplicemente si perde tutti quanti un pochino di tempo perché tutti i due team sono coinvolti in questa rissa. Che non porterà niente, perché ovviamente nessuno è stato ucciso. Loro però hanno sprecato un ignite. Molto bene, molto bene. Guardate qua, con Graves, quanto è facile non farsi danneggiare dai mostri della giungla, ragazzi. Guardate qua, ho fatto il blu full vita. Vedete, non riesce ad attaccarmi quasi. Ok? Perché ovviamente Graves ha la passiva che spinge indietro i mostri. Di conseguenza è tanta, tanta roba. Non vivi a Bolo? Io vivo vicino a Bologna, ragazzi. Non sono proprio di Bologna. Quindi, sì, cioè, non ci sono sempre, ovviamente. Poi Bologna è grande, ragazzi, come tutte le città più importanti delle regioni, giustamente, no? Quindi sia la periferia che il centro, insomma, ci sono tanti tanti luoghi. Certo, per beccarsi è importante saperlo prima. Offrimi una birra che non posso ancora bere. Allora non te la offro, scusa, perché dovrei offrirti una cosa che non puoi bere? Sembra un controsenso. Questo mostro è da normale, questa cosa non te la so dire. Dovrei leggerla un attimo, però adesso non ho tempo. Per il fatto che maxo quella. Sapete cosa? Qua non ho smitato il Gromp prima. Comunque è velocissimo a far la giungla. Cioè io adesso ho due smite, ok? Quindi mi posso prendere entrambi i Gromp super facile. Kayn è mid, che ha gankato. Anzi, addirittura userò l'altro smite per rubare il blu. Guardate, io sono full vita e full mana, ok? Perché ovviamente Graves è fatto così. E adesso posso addirittura invadere Kayn che aveva poca vita. E infatti eccolo qua. Purtroppo non lo uccido. Ho sbagliato a flashare. Vabbè, comunque sia, l'abbiamo messo molto alle strette. Ci siamo presi anche un bel Dark Harvest. Niente male. Potevo evitare il flash. Forse avrei potuto ucciderlo se avessi giocato, fatto una giocata più pulita. Però non importa. Questo non è importante fare le giocate fatte bene adesso, ok, ragazzi? Perché giustamente io adesso vi sto facendo questi gameplay per mostrarvi un po' quello che è il mio consiglio in caso voi siate in bronzo e volete migliorare. E quindi giustamente non mi aspetto che anche magari voi vi capita di fare delle azioni perfette e cose di questo genere, no? Quindi che succede qua? Lui purtroppo, ragazzi, ricordiamo che ha la E, eh? Se usa la E per curarsi, è buono. Però non l'avevo usata per curarsi. Purtroppo Kayn è un champion che è davvero molto riesce molto a evitare queste cose. Però l'ho punito tantissimo. Gli ho rubato i lupi, gli ho rubato il Gromp, gli ho rubato il blu. E lui è rimasto molto indietro. Quindi veramente bene come start. Adesso andiamo anche dalla giungla botte. Ciao Tiferet, buonasera. Graves sembra davvero interessante. Oltre ad essere interessante, ragazzi, è forte. Cioè, ma non so se avete visto con che pressione potete mettere all'altro jungler. Cioè, quanta pressione potete dargli? Perché veramente voi non subite danno dai campi di giungla. Quindi vi fate il primo giro velocissimo. Non subite danno. Avete un danno elevatissimo. Un buon positioning. Insomma,
È molto molto forte. Poi guardate, toglie anche la cosina qui al Giorgio così con attacco. Ora non possiamo gankare bot perché sono sotto torre, o meglio, potremmo provarci ma è rischioso, non ho il flash. Potrei gankare mid ma c'è Shaco, Shaco è abbastanza incancabile come campione. Top lane è l'unica. Oppure, dato che non posso gankare nessuno, farmo. E se riesco posso counter junglare o counter gankare, tipo adesso. Sta gankando Kane. Potrei fare un pensierino e andare anch'io a fare visita. Qua non dovrebbe essere guardato. E loro avevano pushato tutto. Tutto il tempo. Dai cazzo. Buono, buono, buono. Perfetto. E abbiamo fatto fare doppia a Caitlyn. E io mi sono preso ovviamente due assist che sono belli, belli profumosi comunque, ok? Hanno fruttato bene. Ora cerco di rubargli questo e vado subito dal drago. Ok. Vediamo se Caitlyn mi aiuta. No, poteva aiutarmi qua. Avrebbe potuto aiutarmi, sarebbe stato meglio. Facevamo un drago veramente, veramente facile. Ci provo io da solo, è molto rischiosa questa cosa, eh. Ho lo smite però, quindi potrei riuscirci. E ovviamente Kane probabilmente sta venendo nella zona bot, dato che ha appena fatto, cioè sta per spawnare il red. Se Caitlyn fosse venuta qui l'avremmo già finito questo, ovviamente. Vabbè. Detto ciò mi vado a fare anche il blu. Non ho visto indietro il pit, sì, è per quello che era rischioso. Però ragazzi ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ora evitiamo di combattere qua contro quelli lì. Sono in cespuglio così non vedono la mia vita. E magari non si rischia che facciamo troppo male. Ma il mio interesse ovviamente è prendermi il blu e andarmene. E ci siamo anche salvati, quindi hanno perso pure un sacco di tempo, hanno fatto dei flash, hanno usato delle risorse per cercare di prendere noi due che non abbiamo dato segni. Va bene, mi stanno dando fastidio. Niente di grave. Adesso voglio vedere come mi danno fastidio qua. Ancora qua, cioè avete visto tutto questo tempo che loro hanno fatto? Sì, mi hanno impedito di recollare, però stanno perdendo tantissimo tempo ragazzi. Il che vuol dire che, giustamente, sì, un conto è far perdere tempo agli altri, ma è anche il tempo che stanno perdendo loro, che magari non ci pensano. Adesso guardate il mio farm, ho quasi il doppio del farm dell'altro jungler, e sta andando tutto molto bene, tutto secondo i piani. Probabilmente lui mi ha rubato anche dei campi, ma non fa nulla. Shaquino! Ignorata dal cugino Arian, sto ignorando tutti in questo momento, perché sto facendo una spiegazione di un gameplay. Di conseguenza è meno probabile che io riesca a, ovviamente, leggervi. Ok, altrimenti ne risentirebbe la mia spiegazione. E quindi magari chi è interessato e chi sta cercando di apprendere qualcosa sentirebbe: ehi, ciao, sì, ho mangiato la carne a cena. Magari gli interessa di meno. E dato che questa è una cosa che faccio veramente poco, ovviamente tanto vale farla bene quella volta che c'è. Allora, lui aveva red, non ho controllato. Ok. Fortuna. Appena finisco la partita, ragazzi, vi rileggo tutti. Tanto lo sapete che leggo la chat anche se è passato un po' di tempo. Perché ovviamente vado su con la chat e quando ho finito la rileggo tutta dall'inizio. Va bene, proviamo a invadere, ragazzi. Perché ovviamente Kane era in questa zona. Sappiamo che lui potrebbe essere tipo dai lupi. Non c'è. Bene, prendiamo il blu. Ho capito tutto quello che vuoi, però non esageriamo, ecco. Adesso possiamo gankare top. Oppure lo smite, che non l'ho usato sul campo, per averlo solo per il gank, ok. Adesso sto tizio circondato, ovunque va lo prendiamo, questo è certo. Non abbiamo fretta, tanto probabilmente muore qualsiasi cosa fa. Ok.
Era esagerata la mia ulti. Ok, ragazzi. La prendo solo per... No. L'ho usata solamente per prendere la kill. Per l'ovvio motivo che so molto bene quanto posso, ovviamente, carriare se prendo un po' di kill. Cazzarola. Va bene. Non mi aspettavo ci fosse anche Kayn lì. E soprattutto non mi aspettavo di trovare la coppia di Shaco proprio lì. Griffs o Lilia, chi ha maggiori probabilità di vincere in un 1v1? Oddio, non è una cosa così semplice. Non è una domanda a cui si può rispondere facile, perché dipende dalla situazione. Magari Griffs è 0-10, Lilia è 10-0. Ok, in una situazione di parità, anche lì è difficile dirlo, perché dipende come se l'ha giocata uno o come se l'ha giocata l'altro. Se Graves missa la Q, la R, se si posiziona male, se Lilia riesce invece a prendere tutte le spell nel punto giusto. Sai che la Q di Lilia è un punto dove fa più danno, e anche la W. Insomma, è impossibile dirla questa cosa, è imprevedibile. Sono due campioni veramente forti entrambi comunque. Che build fai su Graves? Facciamo l'esplodi build. Come vedete là in alto a sinistra, esplodi build, cioè facciamo la Draktar e dopodiché... Allora, su Graves molte persone fanno l'Eclipse, ok? Perché giustamente è uno skill matchup. Ragazzi, sì, sono tutti skill... Cioè, generalmente League of Legends è tutto uno skill matchup. Se voi siete più bravi del vostro nemico, avrete più probabilità di vincere contro di lui. Poi magari ci sono elementi esterni che modificheranno le vostre probabilità, giustamente, no? Un gank del jungler. Magari siete pensierosi mentre siete fate la partita, siete distratti. Insomma, qualsiasi cosa può... Vabbè, questo qua non so cosa stia facendo. Non so quale tattica stia usando questo Shaco, perché è rimasto fermo mentre lo attaccavo. Nice jungler. Oh, grazie. Non la pensa lo stesso il mio top laner, che mi ha flammato perché ho ultato prima. Ok, qua abbiamo Graves. Abbiamo Kayn. Sappiamo che c'è anche la bot. Ma abbiamo anche noi un po' di persone, vero? E quindi siamo meno preoccupati. Buono. Oh. Quanto corri, zio? Guarda che ti vengo a prendere. Mi sa che lui fa la Q. Vabbè. È un campione fatto così, ragazzi. È un campione fatto così. Purtroppo Kayn è difficile da inseguire. Infatti lo chiamo lo scappante, perché sa fare solo bene quello. Poi esplode. Benissimo, finito la squadra. Yeah, grande Fire, bentornato allora. Ora ci prendiamo un paio di plate. Ok, ok. Non mi danno soldi, minion. Ho preso troppi minion. Ho 109 di farm, ragazzi, in poco tempo. Ovviamente vi ricordo che adesso questo gameplay che vi sto cercando di far vedere, di spiegare, per me è ovviamente più facile da giocare, perché intanto sono di un livello di abilità giustamente superiore. Però, comunque sia, anche voi... Oddio, chi c'è qui? Bene. Pensavo fosse qualcuno che poteva rubarlo, invece Rakan non ha abbastanza danno. Sì, fa un sacco di danno alle torri, perché giustamente Graves ha la passiva che più siete vicino al nemico... Ok, più praticamente lo colpite con più proiettili. Perché è una specie di doppietta la sua arma, no? E quindi funziona così. E dicevo, ovviamente anche voi magari con un po' di costanza ogni giorno vi mettete lì e cercate di migliorare e apprendere, piano piano ce la fate. Ovviamente non vi dico che sarà subito che imparate i campioni e dite, cazzo, sai cosa? Allora adesso divento subito forte. No. Non funziona così. Voi vi dovete mettere lì, ok, e cercare di ogni giorno capire e migliorare qualcosa. I momenti di sconforto ci saranno, se tipo vi capita di perdere una partita, magari voi partite subito con il mood più potente del mondo, tipo cazzo io adesso mi metto qua e imparo a giocare, diventerò forte, esco dal bronzo, ce la faccio. Poi alla prima sconfitta vi proprio arriva quella sensazione tipo di dire ma chi me lo fa fare, no, non ce la farò, bla 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 bla. Ecco, dovete cercare di superare ovviamente quel momento in quel caso. Se vi capita quella cosa, siate resilienti, siate tenete duro, ok? Siate tenaci
non fatevi abbattere dalle prime difficoltà. Tipo, perdete una partita dopo che magari avete iniziato un percorso in cui cercate di migliorarvi. Ecco. Questo non muore, tipo, vorrebbe. Se vi abbattete subito, poi dopo ovviamente non riuscirete a ottenere i risultati che volete, giustamente, no? Shaco, non ho proprio capito cosa stia cercando di fare. È veramente strano. Cerchiamo di fare la prima torre adesso. Ciao Monde, tutto bene, certo. Gelabella è stata una giornata un po' del cazzo. Vai Larisse, allora ci sono io. Infatti qua stiamo spiegando un po' tutto. Ora io ho un sacco di soldi. Qua non ci stavo guardando perché giustamente sto spiegando tante cose. Come fanno questi? Sono impazziti. Tutti matti ragazzi. Questi... Boh, gli sparo in faccia. E boh. Sono un po' pazzi questi. Buonasera, sono qui per chillare e dare fastidio al cugino. Le spiace? Oddio, no, Dino, non ti preoccupare. Allora, adesso ci prendiamo con l'Hector, ok? In questo caso, contro di loro, posso prendermi le scarpe armatura. Perché loro sono tutti AD e fanno tutti danno con gli attacchi base anche. Cioè, no, Kai'Sa... Cioè, loro no, Kai'Sa sì. E sicuramente mi aiutano molto. Se volessi essere più aggressivo avrei preso queste. Però non siamo qui per fare Trollpix stasera, ma sono qui per fare altre cose. E spiegarvi un po' questa roba qua. Posso prendere questo, così dopo che faccio la E faccio un sacco di danno in più. Ciao, io ho iniziato da poco e ora sono pronto 3. Mi piace il ruolo della DC, ma molti mi dicono di lasciar perdere perché è un coin flip e dipende molto dal supporto. Cosa mi consigli? È vero, bollente. La D carry non è un ruolo veramente buono per scalare, specialmente in low elo, perché sei tu da solo con un campione o comunque una serie di campioni che hanno delle meccaniche uniche, particolari e difficili. E inoltre sei una lane che si fa in due. E inoltre c'è un'altra cosa. Gli AD carry, dico sempre, sono il ruolo più fragile, il ruolo più sfigato, per così dire, ok? Infatti non vi consiglio di giocare in quel ruolo. Volete salire più facilmente. Se volete giocare un AD carry, ok, vi piace come ruolo il tiratore, giocatevi un bel Graves. Un Graves giungla potrebbe essere... Comunque una valida scelta, ok? Perché ovviamente avete la stessa stile di AD carry circa. Ok, comunque ci si avvicina molto. E siete in un ruolo più forte, gestibile anche meglio. Esatto, anche Kindred ci sta, assolutamente. Però tra i due, se proprio devo scegliere cosa consigliarvi, vi dico andate per l'ignoranza pura. Graves, ragazzi, con sta doppietta, il sigaro, cioè proprio ignoranza pura, tira dritto. E fa esplodere tutti. Non è meglio Mercurio dato che hanno stun e rallentamenti? No. Allora, c'è un limite agli stun e rallentamenti che potete tipo dire. Cioè, se avessero avuto degli AP, andavano bene. Tu, se no, non vai a sfruttare la statistica principale. E la statistica principale, ovvero... un attimo, sa mai che facciamo penta qui. No! Fanculo, bastardi! Vabbè. Comunque. Stavo dicendo. Perché è un campione vidile anche se ha scoperto che sta insieme a ATF. Sì. Peccato, vabbè, comunque. Sì, triste. Ma non importa. Tanto abbiamo già fatto la penta con Grips una volta. Però, comunque, ci stava come spiegazione. Allora, onoriamo Senna, dai, che mi ha seguito bene in alcune azioni. È stata brava. Qua, con questa account, ormai siamo arrivati in bronzo, quindi va bene. Ok. Andiamo a vedere cos'altro possiamo giocare. Giochiamo un altro jungler che vi consiglio spesso. E che tipo vi dico, ah cugino, quale può essere un jungler buono? Io vi dico sempre Graves, adesso avete visto com'era Graves, ok? Adesso leggo anche un po' di chat.